Martedì 4 gennaio, un ben ritrovati da Vedili insieme per i prossimi 15 minuti, perché poi anticiperemo lo sport. Come sapete, c'è la presentazione del nuovo acquisto della Fiorentina, quindi insomma avremo modo di ascoltare anche le parole con la nostra redazione sportiva. Quindi intanto voglio ricordare le modalità per interagire con noi anche quest'oggi: il 3925 727775, tramite SMS, WhatsApp, anche audio, oppure lo 0555 72637. Un saluto speciale anche a chi ci segue sul canale 84 uno del digitale terrestre. Oggi è martedì, i primi 15 minuti sono sempre dedicati agli amici di Alia. 10 minuti d'Alia. Ambiente, economia circolare e tutte le novità sulla raccolta differenziata a Firenze, per essere insieme al centro del cambiamento. E vado a salutare, augurando naturalmente a lui un buon anno, visto che è anche la prima puntata del 2022, Cosimo, uno dei ragazzi che fa parte del gruppo dell'A-Team, che è in giro in città a segnalare, a parlare con i cittadini e per promuovere il progetto Firenze Città Circolare. Ben ritrovato, Cosimo. Grazie, buon anno anche a voi, buongiorno. Vado invece a salutare, lo ringraziamo per essere qua con noi, il vice direttore della Nazione, Piero Fachin. Grazie per essere con noi. Buongiorno, è un piacere, grazie a voi. Benvenuto davvero in trasmissione nel nostro appuntamento dedicato a Firenze Città Circolare. Ci piace parlare di tutte le iniziative virtuose dal punto di vista proprio della sostenibilità ambientale, ed è il caso anche del progetto di Quotidiano Impatto Zero promosso proprio dalla Nazione. Allora noi siamo curiosi di sapere in che cosa consiste. Il promosso dalla Nazione, per questo vi ringrazio, ma portato avanti con grandissimo zelo dai cittadini, dai nostri concittadini. Di cosa si trattava? Semplicemente noi abbiamo chiesto ai nostri lettori, alle persone che comprano la Nazione tutti i giorni con tanta fedeltà, di non gettare la copia del quotidiano subito dopo la lettura, ma di conservarla, di tenerla con sé in casa, insomma, per una settimana, e di collezionarla insieme alle copie comprate nei giorni successivi, così che appunto al termine di una settimana hanno potuto riportare in edicola il quotidiano letto, il quotidiano, diciamo così, usato. Noi lo abbiamo recuperato la carta e l'abbiamo utilizzata per produrre altri quotidiani. I lettori, i nostri cittadini, hanno, diciamo così, guadagnato, hanno ottenuto un piccolo omaggio, cioè una copia gratuita. Non hanno pagato la settima copia e hanno potuto leggere per un giorno il giornale gratis. Questo per oltre un mese. È un'iniziativa che francamente ha avuto un grande successo, nel senso che in termini di reso, appunto, di copie riportate all'eticolante, sono state oltre il 30%. Quindi praticamente un giornale su tre di quelli che è stato venduto a Firenze, nella sua vasta area metropolitana, è tornato indietro ed è stato avviato a un riciclo molto virtuoso e completo. Ecco, senta, pensa che potrebbe diventare un progetto continuativo per i cittadini questo? Sì, noi ne siamo abbastanza sicuri. In realtà l'obiettivo è quello di ampliare il bacino di utenza. Abbiamo fatto questa sperimentazione, il nostro è un grosso gruppo editoriale che si muove su più regioni. Abbiamo fatto questa sperimentazione in una provincia dell'Emilia Romagna e adesso nella provincia di Firenze. In entrambi i casi le cose sono andate bene, si tratta tuttavia di raccogliere una quantità notevole, insomma, di carte, di avviarla al recupero, quindi per ampliarla abbiamo necessità di mettere a punto alcuni processi industriali, e in questo senso l'azienda si sta muovendo proprio per rendere questa iniziativa più presente su tutti i nostri territori. Ecco, quindi oltre al riciclo della carta dei giornali recuperati, l'obiettivo di Quotidiano Impatto Zero è anche quello, appunto, della sensibilizzazione al tema dell'ambiente, che sta naturalmente molto a cuore alla Nazione. Avete nuovi progetti anche per il 2022? Diversi, alcuni che riguardano i lettori tradizionali e altri che riguardano i nostri futuri lettori, cioè i ragazzini, i bambini. Noi siamo protagonisti di altri, appunto, progetti formativi, tra i quali c'è quello del quotidiano in classe, che portiamo insomma in tutte le scuole, nelle scuole che aderiscono meglio il quotidiano, e invitiamo alla lettura, ma gli alunni stessi diventano piccoli giornalisti che raccontano, e noi le pubblichiamo per davvero, le storie e gli argomenti di interesse. Tra i temi che abbiamo proposto di sviluppare c'è appunto quello dell'attenzione all'ambiente, al recupero della carta innanzitutto, perché noi di questo stiamo parlando in questo momento, ma anche di altri materiali. Quindi
gli alunni, gli scolari delle scuole medie e delle elementari della provincia di Firenze, anzi di tutta la Toscana, potranno concentrarsi su questi argomenti, e secondo noi dal punto di vista educativo è molto molto importante, perché quando si porta una idea nuova e funzionale nella testa, insomma, di un alunno, in realtà poi la si porta alla sua famiglia, all'intera famiglia, che su queste cose, magari a pranzo, magari a cena, magari il sabato pomeriggio, magari la domenica, ragiona. E questo è sicuramente importante. Secondo progetto, quello che, diciamo così, riguarda i lettori tradizionali, è quello di creare una commistione virtuosa tra il mondo tradizionale, quello del giornale di carta, quello che tutti conosciamo, e quello digitale, dando la possibilità di acquistare in abbonamento o in copia singola, indifferentemente, diciamo così, il quotidiano di carta o quello digitale. Chiaramente una transazione transizione verso il digitale comporterà notevoli risparmi, enormi risparmi dal punto di vista della carta e dal punto di vista energetico in generale. È un processo che comunque va portato avanti con una certa gradualità. Già oggi, in ogni caso, i nostri abbonati e i nostri lettori digitali sono in costante aumento. Grazie davvero per essere stato qua con noi. Avremo modo comunque di risentirci anche in altri appuntamenti, perché quando si parla di ambiente ci piace, insomma, ospitare anche progetti promossi, come nel vostro caso, dal quotidiano La Nazione. Grazie al vice direttore Piero Fachin, grazie davvero. Buona grazie giornata. A voi e buon lavoro. Anche a lei, naturalmente, ancora tanti auguri di buon anno. Vado subito dal nostro Cosimo delle team. Allora, parlando di riciclo di carta e cartone, mi viene da pensare che sia il materiale apparentemente più semplice, Cosimo, da differenziare, a conferire anche correttamente, ma in realtà anche in questo caso, insomma, ci possono essere degli errori, qualcosa ci può trarre in inganno. Ci vuoi ricordare gli errori più frequenti? Si è parlato spesso anche qui in trasmissione, per esempio, del cartone della pizza molto sporco, anche dello Scottex che si può usare in cucina per pulire i piatti, che nel caso appunto sia molto unto, molto sporco, è il caso di conferirlo nell'organico. Poi ci sono, per esempio, ci possono ingannare degli oggetti che hanno carta nel nome, come carta vetrata, carta forno, che per esempio vanno nel residuo non differenziabile, o la carta stagnola, che va negli imballaggi. Quindi, diciamo, è sempre meglio controllare e fare attenzione. Anche, per esempio, mi viene in mente sugli scontrini, che avendo l'inchiostro vanno nel residuo non differenziabile, quindi bisogna sempre fare attenzione, magari consultando l'app, il dizionario dei rifiuti, per fare le cose per bene. Allora, ultimamente, date anche queste nuove disposizioni, vengono acquistati in farmacia tantissimi test antigenici fai da te, che è importante naturalmente conferire correttamente. Ci dai qualche indicazione fondamentale per tutelare naturalmente noi stessi, ma anche l'ambiente? Ma alla fine è molto semplice, perché anche in quelli che ho avuto modo di utilizzare io c'è sempre una bustina dentro, in cui poi si possono mettere all'interno la cassettina, sia il tampone che il liquido che per la reazione, e poi conferire nel residuo non differenziabile. Quindi in realtà, una volta terminato il test, si mette tutto in questa bustina che c'è già compresa quando lo acquistiamo e lo buttiamo nel non differenziabile. Per quanto riguarda ovviamente poi l'imballaggio, in cui è contenuto negli imballaggi, istruzioni cartacee nella carta. Andiamo con le domande di WhatsApp. Daniele dice: il ragazzo delle team ha detto che il tetap, naturalmente noi ci riferiamo sempre ai messaggi della scorsa settimana, sì, e quindi, insomma, arrivano le risposte oggi. Il ragazzo delle team, quindi si riferiva senza ombra di dubbio a te, che il tetrapack va negli imballaggi. Anch'io sapevo così, ma allora perché su alcuni contenitori di tetrapack c'è il simbolo con l'albero della produzione controllata della carta? Questa è una giusta osservazione, perché il tetrapack in effetti è un poliaccoppiato che comprende sia una parte di carta che una parte di plastica. Ora, quindi, questo dipende un po' dalla gestione territoriale che si ha dei rifiuti. Per esempio, nei comuni serviti da Alia, il tetrapack va gettato appunto nei rifiuti degli imballaggi e contenitori, dove poi appunto possono, tramite processi, può avvenire questa separazione e si riesce a riciclare in questa modalità. Chiara ci scrive: abito in via Morandi, vicino alla scuola Don Minzoni. Qui vicino è stato attivato il porta a porta circa un anno fa, ma qui, se ho capito bene, verranno messi nuovi cassonetti. Quando verranno sostituiti? Probabilmente Chiara fa riferimento alla zona di Castello e del Sodo, dove è stato attivato il servizio, in zona limitrofe, insomma, dove è stato attivato il servizio porta a porta.
Via Morandi invece fa parte dell'area del quartiere 5, dove appunto la nuova modalità con i cassonetti intelligenti ci sarà intorno, diciamo, a partire intorno alla metà del 2022. Quindi la consegna della chiavetta dell'Ey Pass avverrà, diciamo, entro i primi mesi di quest'anno, entro i primi mesi del 2022, e successivamente poi verranno anche sostituiti i cassonetti. Comunque ricordiamo che per qualunque di questo tipo di informazioni si possono cercare su Firenze Città Circolare, dove www.firenzecittacircolare.it, dove appunto c'è anche una mappa dove, digitando la propria via, può avere informazioni su quando inizierà il servizio. Allora, intanto io ringrazio Cosimo delle Grazie. team, naturalmente gli amici di Alia li ritroveremo puntualissimi martedì prossimo con tutte le risposte alle domande che stanno arrivando in questo momento al 3925-727775. Intanto voglio segnalarvi che proprio dal comunicato di Alia ci possono essere possibili ritardi e limitazioni nella raccolta dei rifiuti, nei ritiri Covid e nello spazzamento strade. A renderlo noto appunto è proprio Alia, anche perché insomma per l'incremento dei contagi e delle quarantene tra i propri operatori. In una nota l'azienda assicura infatti il massimo impegno per garantire il ripristino delle normali condizioni di svolgimento dei servizi al territorio nel miglior tempo possibile. Alia quindi invita inoltre la cittadinanza ad una gestione quanto più possibile attenta dei conferimenti. Per maggiori informazioni comunque potete contattare il call center che è attivo da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30. Noi ci fermiamo, io vi saluto, vi lascio naturalmente in compagnia con la redazione sportiva, anticipiamo quindi con lo sport, ci ritroviamo nel pomeriggio con la cronaca, ma poi ci sarà comunque l'informazione locale e quindi ci sentiamo.